Nuova legge per l'oleoturismo e l'ospitalità nelle aziende agrituristiche. Il testo è stato approvato dal Consiglio regionale. Gonfalone d'argento al Milite Ignoto. La cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso nell'ambito dell'iniziativa Milite Ignoto, cittadino italiano. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con 20 voti a favore, 8 astenuti e 2 voti contrari la legge che disciplina l'oleoturismo e l'ospitalità agrituristica, apportando modifiche alla legge regionale del 2003 che regola le attività agrituristiche, le fattorie didattiche e l'enoturismo in Toscana. Con questa legge la normativa regionale è stata adeguata alle disposizioni nazionali che estendono al turismo dell'olio quanto già previsto per il turismo del vino. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Sì, una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'olioturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi, si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia, ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Questa legge in qualche modo va ancora e va incontro a quelle che sono le nuove esperienze e soprattutto va a regolamentare come si disciplina l'olioturismo. Quindi pensiamo che dalla regione toscana arrivi un pezzo in più che sicuramente migliora il nostro patrimonio agro e turistico. Sì, si tratta di interventi normativi molto attesi dagli operatori, perché ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo, laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'olioturismo, l'enoturismo, cioè tutte quelle attività collaterale alle produzioni agricole più pregiate della regione toscana, che garantiscono flussi turistici, ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Sì, sicuramente novità importanti, perché è stata approvata una legge, la 79, che in qualche modo favorisce l'attività agrituristica e l'olioturismo. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente, se verrà mantenuta, potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Vediamo come andrà.
Cambiamo argomento. La prima commissione del Consiglio regionale ha approvato un emendamento al DEFR, il documento di economia e finanza, presentato dal capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli. L'emendamento prevede che venga elaborato entro quest'anno il progetto di fattibilità dell'elettrificazione del raddoppio della linea ferroviaria Siena-Chiusi, un'opera non più rinviabile, ha detto Scaramelli. L'atto sarà ratificato dal Consiglio regionale nella seduta di martedì prossimo. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, per consentire ai cani di allerta medica di accedere in tutti i luoghi pubblici. I cani da allerta medica sono veri e propri assistenti per gli esseri umani di riferimento affetti da patologia, in grado di avvisarli in caso di rischio per la loro salute. Con la normativa attuale, per motivi igienici, questi cani non possono accedere a diversi esercizi, come ad esempio i supermercati. La mozione è stata presentata proprio per cambiare questa norma. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, ha presentato al Consiglio regionale un'interrogazione sull'inchiesta relativa ai fanghi biologici prodotti da un impianto di depurazione nel Lazio e finiti nella discarica Ecofor di Pontedera senza essere trattati come previsto dalla legge. Con l'interrogazione si chiede alla Giunta di appurare se ci siano rischi per l'ambiente e per la salute umana. Voltiamo ancora pagina. Nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di conferimento del Pegaso d'argento al Milite Ignoto. A ritirare il conferimento è stato Rosario Aiosa, generale in congedo dell'Arma dei Carabinieri e medaglia d'oro al valor militare. Il conferimento rientra nel progetto Milite Ignoto Cittadino Italiano, che prevede il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di tutti i comuni italiani. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato proprio a Rosario Aiosa, presidente del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, e ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio della Regione Toscana. È un premio importante che naturalmente non è, io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquileia a Roma che è avvenuta nel 1921, quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre, quindi 4 novembre 2021, 4 novembre 2022. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo promosso come gruppo Medaglie d'Oro insieme, ci tengo a sottolinearlo, insieme all'ANCI, perché senza il sostegno dell'ANCI il nostro progetto non sarebbe nemmeno partito, consiste, è molto semplice, nel proporre a tutti i comuni d'Italia, che sono 7.905, proporre a tutti i comuni d'Italia di valutare l'opportunità di conferire la propria cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e per questo motivo l'abbiamo chiamato Milite Ignoto Cittadino d'Italia. Siamo a un punto importante, visto che manca ancora qualche mese, 4.300 comuni hanno già conferito, tra questi ci sono praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 90-95% dei capoluoghi di provincia. Un aspetto importantissimo che io sottolineo, ci tengo molto a sottolineare, che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente insomma, un risultato, per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il Milite Ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo questo fatto di avere di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Naturalmente dopo l'ANCI ci hanno dato una mano in tanti, quindi le associazioni combattentistiche, d'arma, partigiane, ma persone di buona volontà, l'arma dei carabinieri, l'esercito, marina, aeronautica nelle loro articolazioni territoriali, quindi è nato come un progetto aperto fin dall'inizio e ci hanno messo mano tutti quelli che hanno voluto e i risultati ci sono. Quella cosa di oggi, le regioni non possono conferire le cittadinanze, però è molto importante che alcune regioni, tra cui recentemente il Piemonte, la Liguria che però ha
essendo io ligure, ha conferito a me, anziché al Milite Ignoto, come lo chiamano loro, non è gonfalone, ma comunque insomma il gonfalone d'argento, viene il sigillo d'argento, mi pare. Però la regione Piemonte lo ha conferito al Milite Ignoto, la regione siciliana ha conferito la medaglia d'oro al valor civile della regione siciliana, quindi c'è stato, anche le regioni hanno ritenuto di dare questo segnale, che per noi è importante per due ragioni. Una in sé, perché le regioni sono i consigli regionali, tra l'altro, che sono espressione di democraticità, ma noi ci auspichiamo che possa servire da traino per gli ultimi comuni che sono rimasti, che sono quasi tutti comuni medio-piccoli, e quindi questo conferimento potrebbe servire a quel 45% di comuni toscani che ancora non hanno preso in considerazione la cosa. 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini, e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno stato all'altro, c'è stata l'Europa che ha portato la pace. Quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà, e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo che non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà, e che la libertà è come un fiore, va innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Ringrazio il vicepresidente Casucci, ringrazio il generale Aiosa per questo momento, un momento che, vista anche la partecipazione, dà il senso ancora più forte del valore del tempo che stiamo vivendo. E allora questo riconoscimento davvero vuole essere un modo anche per chiedere a quei comuni, circa 146 della Toscana, che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, digli grazie, e a quelli che ancora non l'hanno fatto chiedegli un impegno perché anche loro possano valutare la possibilità di farlo, e perché tutti i comuni della Toscana conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Musica classica di altissimo livello e la grande offerta culturale del Borgo Etrusco di Cortona ad Arezzo sono gli ingredienti sapientemente miscelati dagli organizzatori del Nume Academy e Festival. La manifestazione in calendario dal 6 al 12 giugno è stata presentata nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. A spiegare il progetto è stata Nathalie Dentini, direttrice del Festival. Sì, sono 6 giorni di musica classica a livello altissimo in questo bellissimo borgo etrusco Cortona. Portiamo i nomi più grandi attuali, quindi ci sarà Quartetto Belcia, Albanger, Serla Chen, tutti i docenti dell'Accademia. Parlo dell'Accademia perché il cuore pulsante del progetto è un corso di altissimo perfezionamento per 12 ragazzi che vengono selezionati in tutto il mondo e vengono proprio a Cortona, dall'Australia, dall'America, da tutta Europa, per partecipare a questo corso totalmente gratuito, e molti di questi ragazzi sono già all'inizio di carriere importantissime, incidono dischi, quindi veramente abbiamo un festival dove poter dare uno sguardo al futuro, quindi conoscere in anteprima i protagonisti della classica mondiale, ma anche conoscere e incontrare, ascoltare gli apprezzatissimi artisti di oggigiorno. Qui si tiene insieme esattamente la mia idea di Toscana, lo dicevo ora alla direttrice, tenere insieme la capacità di valorizzare il nostro territorio, la sua bellezza, l'arte, la storia. Cortona è uno dei borghi più belli della nostra regione, e dall'altra investire sulle eccellenze, anche sui ragazzi più giovani che stanno emergendo, farli conoscere, valorizzarli. Ecco, sta qui l'idea di Toscana, insieme al vicepresidente Casucci, che ringrazio davvero per aver voluto qui questo momento, vogliamo portare avanti.
avanti, una Toscana che tende sempre a guardare con speranza e ottimismo anche dopo questo tempo difficile. Un evento come questo è un evento che porta speranza e ottimismo, perché insieme tiene la valorizzazione dei ragazzi più giovani, dei nuovi talenti, con i nomi tra i più importanti del palcoscenico internazionale. Insomma, saranno davvero giorni importanti dal 6 al 12 giugno a Cortona, giorni in cui si può vivere la bellezza di un territorio insieme all'amore per la musica quella bella. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.